Firenze. È qui che si tiene la fiera mondiale dedicata alla moda maschile più importante del mondo. Sto parlando ovviamente del Pitti Uomo. In questa puntata vi porterò a scoprire cos'è esattamente il Pitti Uomo, dove si trova, cosa c'è, chi c'è, ma soprattutto perché è interessante da seguire. Andiamo! Trovo di fronte alla fortezza d'Abbasso, la storica massiccia fortificazione voluta dai Medici per difendere la loro bellissima città. Un tempo ospitava gli uomini d'arme fiorentini, oggi più modestamente ospita gli spazi espositivi di Firenze Fiere. In particolare, in questo caso, all'interno di queste mura troviamo questo evento importantissimo che è Pitti Uomo. Andiamo! Ma cos'è esattamente il Pitti Uomo? A ben vedere, il Pitti Uomo è soltanto uno degli eventi organizzati da Pitti Immagine, un'azienda che promuove in tutto il mondo il design e la moda italiana, oltre ai profumi e la cultura enogastronomica. Il Pitti Uomo nasce da un'idea di un nobile lucchese, Giovanni Battista Giorgini, che nel 1951 volle organizzare nella sua villa fiorentina, Villa Torrigiani, una sfilata di moda per i compratori americani, per i buyers internazionali. Ebbene, ebbe molto successo, tanto che negli anni successivi vennero ripetute alcune di queste edizioni. Il Pitti, come lo conosciamo oggi, nasce però ufficialmente nel 1972 come alternativa alla moda milanese, alle sfilate di moda milanesi, come alternativa, diciamo, più classica, più tradizionale. Lo spazio espositivo è suddiviso in padiglioni diversi, in aree tematiche differenti, si va dal moderno allo sportivo, ma ogni anno c'è sempre un'area dedicata all'abbigliamento classico, che è quello che interessa a noi. Tra i tanti marchi del settore non poteva ovviamente mancare un marchio storico legato al mondo delle cravatte, che è quello di Silvio Fiorello. E oggi ho proprio l'onore di trovarmi di fronte, di fianco, a colui che ha ideato questo marchio, proprio il Cavalier Fiorello. Signor Fiorello, grazie di averci concesso questa intervista. Ci può raccontare quando è nato il suo marchio e dove, come è nato questo marchio? Innanzitutto io vorrei ringraziare lei per la gentilezza e per l'amore con il quale aiuta il mio brand. Il nostro brand è nato nel 1986. Io sono un ex funzionario della sanità, però a 43 anni ho avuto sempre la passione della moda. Nel mio paese hanno detto: il dottore Fiorello è impazzito, si è messo a fare cravatte. Ma questa passione ci ha portato molto lontani, soprattutto con l'aiuto di grandi marchi di Como. Soprattutto vorrei ricordare la Classico Seta di Roberto Galletti, il quale mi ha presentato a tanti stilisti con i quali io ho lavorato per più di 20 anni. Adesso lavoriamo solo per il mio marchio, dove siamo presenti in quasi tutti
le nazioni più belle e più ricche del mondo. Benissimo, qui a Pite è un appuntamento abituale ormai per voi, sì, no? Sì. Questa, che edizione siete arrivati? Quanti anni è che siete Sono qui Sono 12 anni che frequentiamo che il Pite. Che presenziate quel Pite. Sì, abbiamo iniziato nell'altro salone in fondo, dove c'era il make, era tutto fatto a mano di aziende che facevano tutti a mano. Poi dopo 3 anni ci hanno trasferito nel padiglione centrale, dove siamo presenti in questo stand e per motivi anche romantici vogliamo restare sempre qua. È giusto, è giusto. Cavalier Ferrero, io la ringrazio molto per questa intervista. Grazie a lei. È stato un piacere. Piacere anche mio. Buona grazie, giornata. Grazie di Arrivederci. Tutto. Arrivederci. Ultimo, il Pite è anche un'importante passerella per gli influencer, gli operatori del settore, i quali ognuno con il suo stile, a volte non propriamente classico, conferiscono, se vogliamo, anche un po' una nota di colore. Come avete visto, il Pite è un florilegio di stili differenti, spesso anche molto colorati, spesso anche molto lontani dal classico. Ma perché, secondo me, un appassionato di eleganza classica non dovrebbe trascurare dal seguire il Pite? Ricordiamoci infatti che ciò che oggi chiamiamo classico un tempo era semplicemente alla moda. E, a mio parere, una fiammella di classico ancora sopravvive all'interno di questa fiera così colorata e vivace. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e se volete approfondire questi argomenti prendete in considerazione la possibilità di abbonarvi per accedere ai contenuti esclusivi. Grazie per avermi seguito e come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!